Per tutto il pomeriggio i Canadair e l'elicottero della forestale sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica sorvolando il borgo medievale. Una scena già vista lo scorso 13 giugno quando i mezzi aerei sono dovuti intervenire al Balio di Erice, praticamente nel centro abitato. Adesso è toccato al versante opposto, quello di San Giovanni, che si affaccia sul lago del Ticino, dove le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalla pineta che dal quartiere spagnolo, nei pressi del cimitero ebraico, proprio dietro le chiese di Sant'Antonio e Sant'Orsola, porta fino alla matrice, costeggiando le mura ciclopiche. Un autentico polmone verde ieri minacciato dall'avanzare delle fiamme. Per domare l'incendio sono intervenuti due Canadair, un elicottero e diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre quelle di Trapani, anche squadre di Palermo e Agrigento. In tutto 35 uomini più quelli della forestale e della protezione civile. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la giornata per concludersi nel tardo pomeriggio. L'allarme sarebbe partito attorno alle 4 della notte tra giovedì e venerdì proprio nei pressi di San Giovanni. Dunque, a differenza delle altre volte in cui il fuoco è risalito dalla valle verso Erice, questa volta invece il rogo sarebbe partito dalla vetta per scendere lungo il versante che si affaccia su Val d'Erice, mandando in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea e quei pochi alberi rimasti. Nella mattinata il rogo sembrava comunque sotto controllo, circoscritto nella zona di San Giovanni. Ma non appena si è alzato il vento, l'incendio ha preso forza scendendo lungo il costone della montagna e trasformando per l'ennesima volta Erice in un inferno di fuoco. I Canadair, chiamati dalla protezione civile comunale nella mattinata, sono decollate attorno alle 10 e spento l'incendio infiammano adesso le polemiche, quelle legate alla tempestività dell'intervento dei Canadair con il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, che ha chiamato in causa i ritardi dei vertici della forestale nel disporre l'intervento aereo. Sul terribile incendio di ieri è intervenuto anche l'onorevole Mimmo Fazio, che ha parlato di una calamità che si ripropone puntuale e regolare, chiedendosi come sia possibile che ogni estate la montagna di Erice vada a fuoco. Per il deputato regionale, a questo punto, non serve neppure che la regione mantenga attivo il servizio antincendio boschivo, almeno per quanto riguarda Erice. Per il parlamentare trapanese sarebbe invece il caso di investire le risorse nel rimboschimento, chiamando in causa il servizio antincendio boschivo che, nonostante ripetute riorganizzazioni, ben due nelle ultime finanziarie di Crocetta, ha ricordato il deputato, non riesce a raggiungere l'efficienza necessaria ad arginare la convergenza tra condizioni climatiche che favoriscono le fiamme e, probabilmente, la mano criminale di qualcuno che ben conosce luoghi e condizioni per appiccare il fuoco.